Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo l'acqua San Beucchetto. Tutti noi conosciamo lo slogan dell'acqua San Beucchetto, belli fuori e filmati dentro. Infatti questa bottiglietta d'acqua sembrerebbe una bottiglietta d'acqua normale se non fosse per il brand che sa di fregatura. Perché questa bottiglietta d'acqua non è altro che una microspia che in questo momento mi sta filmando, tra l'altro anche in alta qualità. Infatti adesso passo dalla telecamera normale alla telecamera della bottiglia, così vedete com'è la qualità. Infatti registra con qualità full HD da 1080p a 30 frame al secondo e riesce a registrare fino a 3 ore, ma adesso come vedremo questa bottiglietta ha anche una funzione che riesce a prolungare anche la registrazione. Apriamo subito la scatola con la quale arriva la bottiglietta e vediamo che cosa c'è dentro la scatola. Nella scatola troviamo il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni è scritto in varie lingue, tra i quali anche la lingua inglese, ma purtroppo non c'è la lingua italiana. Però come potete notare il manuale di istruzioni è molto breve e molto semplice da utilizzare la telecamera ed è solamente di 2 pagine. Troviamo la nostra bottiglia, che come potete notare è una bottiglia normale, ci danno anche il tappo e però è predisposta per inserire la telecamera. La bottiglia è fatta in materiale PET, quindi adatto all'uso alimentare, perciò possiamo tranquillamente riempirla di acqua varie volte e utilizzarla. Nella scatola ovviamente è inclusa anche la telecamera. La telecamera viene fissata in questo modo sulla bottiglia tramite un adesivo, dei quali sono inclusi 10 adesivi nella bottiglia. Sono tutti originali San Beucchetto e abbiamo qua questo adesivo 3M e come potete notare c'è un buco in questa carta adesiva che in realtà, se non lo si cerca, è molto difficile da notare. Ci danno anche un caricabatterie molto comodo con doppia entrata USB, che tra l'altro questo caricabatterie è da 2100 mAh, quindi riesce anche a caricare dei cellulari anche o dei tablet molto grossi. È incluso nel pacchetto anche un cavetto USB, micro USB, per caricare tramite il nostro alimentatore o caricabatteria la nostra telecamera. La carica dura circa 1 ora, abbiamo una batteria da 400 mAh che una volta carica dovrebbe durare circa 3 ore, ma in realtà potrebbe durare anche molto di più, perché questa telecamera, oltre a filmare nel modo normale, bisogna schiacciare il bottone e tenerlo schiacciato, si avvia ed entra in modalità standby. In modalità standby abbiamo una luce LED fissa, se clicchiamo il bottone una sola volta lampeggia 3 volte e inizia a registrare, però durante la registrazione non vediamo nessuna luce che lampeggia, e questo perché questa è una bottiglia microspia, perciò non dovrebbe dare nell'occhio. Una volta che abbiamo finito di registrare possiamo cliccare il bottone per fermare la registrazione, torna in modalità standby, o se finisce la batteria la telecamera è intelligente, riesce quindi a chiudere i file e completare la registrazione. La seconda modalità molto interessante, che farebbe durare la batteria molto di più, è la modalità di rilevamento del movimento. È praticamente in modalità standby quando è accesa la telecamera. Se clicchiamo 2 volte velocemente sul bottone, la telecamera lampeggia 5 volte e inizia ad osservare l'ambiente. Se nota un movimento inizia a registrare, se non si muove per 5 o 6 secondi niente nell'immagine, allora si ferma, così da poter risparmiare batteria e durare tanto tempo. Tra l'altro la batteria all'interno della telecamera è una batteria ai polimeri di litio molto semplice. Se solleviamo queste linguettine così possiamo anche staccare direttamente la telecamera, così vediamo la batteria ed eventualmente, non so, dopo qualche anno, se volete, potete anche andare a cambiare la batteria. Dovete fare solamente 2 saldature dei cavi ed è fatta, avete una telecamera diciamo nuova. E se volete eventualmente potete fare un foro dentro la bottiglia, mettere una batteria molto più grossa e andare a filmare per ore e ore senza fermarsi, o per esempio staccare la telecamera, attaccarla su un muro, su un altro dispositivo. Insomma, questa telecamera, oltre a poterla utilizzare con la nostra bottiglia, è molto versatile, quindi possiamo anche utilizzarla per qualcos'altro. La telecamera prende delle micro SD fino a 64 giga, che possiamo inserire qua, che non sono incluse nel pacchetto. Tra l'altro, per scaricare i dati o per ricaricare la telecamera basta
slittare l'etichetta un pochino, non c'è bisogno di andare a strapparla, a toglierla, anche se abbiamo tanta scorta, ma possiamo tranquillamente andare a togliere, cambiare, fare quello che vogliamo, la rimettiamo nel suo posto e poi rislittiamo giù la nostra etichetta. Ovviamente dobbiamo stare attenti che questo buco nell'etichetta vada a centrare, diciamo, il buco della telecamera, altrimenti non registriamo nulla. E come al solito vi lascio il link nella descrizione di questo video a questa bottiglietta d'acqua San Beuchetto, l'acqua della salute, e mi raccomando, bevete l'acqua San Beuchetto, ma state attenti a starci davanti. Se non siete ancora iscritti, cliccate qua per iscrivervi.